problemi assolutamente gravi per la città di Mazara, quello del dragaggio del porto, quello dell'illuminazione che non è stata fatta, poi ho degli obiettivi da portare quindi all'ARS, quello della certificazione del gambero rosso, del gambero bianco e soprattutto quello che è l'ammodernamento della flotta peschereccia. Un settore che non solo crea sviluppo e dà da mangiare a tante famiglie che lavorano in questo settore e che ne hanno fatto una ragione di vita. Un settore dimenticato da molto tempo, che ha tantissimi problemi. In ogni zona della Sicilia in cui vai trovi un problema diverso. Qui ci sono problemi, a volte anche banalmente infrastrutturali, risolvibili con un intervento delle autorità portuali, con un intervento della regione che ancora una volta risulta assente. Bisogna cambiare verso in Sicilia, perché ho capito girando in questi giorni con Forza Italia, con Silvia e in questa realtà che obiettivamente le cose non funzionano e che se vogliamo salvare un settore così importante bisogna mettere molto impegno e soprattutto bisogna conoscerlo. C'è tanta gente che non conosce il problema quotidiano e quel problema diventa insormontabile. Immagino che con Nello Musumeci e con Forza Italia alla guida di questa regione le cose potranno cambiare. Bisogna avere fiducia, fare un voto utile e quindi anche in questo settore fondamentale per la Sicilia, ma per l'Italia intera, si può creare ancora una volta sviluppo, chiaramente produzione utili e posti di lavoro.